in ogni struttura che ha una certa numerosità di pazienti con questi farmaci, ovviamente c'è necessità di una struttura di supporto, perché ad esempio in Regione Lombardia noi ad esempio facciamo piano terapeutico per il farmaco in ospedale, il farmaco viene consegnato dalla farmacia ospedaliera. In altre regioni d'Italia avviene in maniera differente, ma ogni paziente è sostanzialmente gestito in un centro di riferimento e al centro di riferimento deve rivolgersi nel caso si presentino effetti collaterali che possono essere correlati alla terapia in atto. Questo vale soprattutto per le infezioni, vale anche per alcune tipologie di neoplasie. E vale ovviamente per la gestione della strategia terapeutica. Ricordiamoci che ovviamente questi farmaci, questi pazienti fanno già uno screening prima di iniziare questi farmaci, soprattutto per quanto riguarda la tubercolosi, l'epatite B e C, l'HIV e una serie di altre patologie che ovviamente possono essere riacutizzate dalla terapia con i farmaci biotecnologici. Inoltre c'è un programma vaccinale, una preparazione vaccinale che va tutto in considerazione, che non molti di noi seguono, ma che ovviamente ha ormai delle sue indicazioni e in alcuni centri ovviamente si è un po' più attenti a questo, in altri si è un po' meno, ma questo ovviamente fa parte del gioco, fa parte della terapia, che rimane una terapia ovviamente di coorte, ma individuale nelle sue specificità. Ecco.